Giuliano Pescara 1-1, sempre vincente finora lontano dall'Adriatico il Pescara 4-4, nuova trasferta per provare a proseguire la striscia vincente. Plizzari out causa febbre, debutto in campionato per Daniele Sommarivo. Sommariva in cabina di regia Palmiero, prima da titolare per Aloy. Craia parte dalla panchina davanti De Sogus con Lescano e Cuppone, sorpresa Giuliano, difesa 4-4-3-1-2, Ghisolfi alle spalle di Kerem Ateng, durerà soltanto 4 minuti, ecco qui l'infortunio a Kerem Ateng, italo-ghanese, al suo posto Nicolas Rizzo, attaccante italo-argentino, al fianco del sempreverde, l'immarcescibile Federico Piovaccari. C'è questo colpo di testa di Lescano al sesto minuto, blocca senza difficoltà il portiere Sassi, classe 2003, di proprietà dell'Atalanta, naturalmente il portiere del Giuliano. C'è la verticalizzazione di De Rosa, nessuno assorbe il taglio di Rizzo, la traversa e poi la spinta di Brosco su Piovaccari. Beh, insomma, chiara occasione da gol, il rigore è netto, anche l'espulsione, ma guardate che cosa succede, rosso a Milani, clamoroso scambio di persona, insomma ne ha ben donde, si arrabbia il numero 2 del Pescara, il classe 2001 ex Pontedera. Qui l'azione di Rizzo, il suo taglio non viene assorbito, l'errore della retroguardia biancazzurra, la spinta di Brosco su Piovaccari, il rigore è netto, il rosso però non va dato a Milani ma semmai a Brosco, clamoroso scambio di persona, attenzione Rizzo spiazza il portiere Sommariva al debutto in campionato, non giocava in campionato da 2 anni, l'ultima gara Monza Cittadella quando militava nel Monza, anzi Cittadella Monza di 2 anni fa, aveva giocato in Coppa Italia lo scorso 4 ottobre contro la Vis Pesaro. Rivediamo il primo gol in campionato per il classe 93 del Giuliano, attaccante italo-argentino, e dunque il Giuliano in vantaggio 1-0, in superiorità numerica, espulso ingiustamente Milani, doveva essere espulso Brosco, il fallo era stato il suo, la spinta ai danni di Piovaccari, chiara occasione da gol, ma reagisce mentalmente e tecnicamente la squadra di Alberto Colombo. Qui subito Mora che va a piazzarsi nella posizione di terzino al posto di Milani, ma farà un po' tutti i ruoli in questa partita, la mezzala, e andrà anche a rifinire lì davanti, quindi non ci saranno sostituzioni da parte di Colombo nel primo tempo, e questo è il gol del pareggio, molto bello di Salvatore Aloy al debutto in campionato nello stadio che lo ha visto protagonista nelle ultime 2 stagioni, è stato anche capitano dell'Avellino lo scorso anno, classe 1996, compirà 26 anni il prossimo 11 novembre, ottimo l'inserimento, l'imbeccata di Cancellotti, il controllo col sinistro e la conclusione col destro, piega di fatto le mani a Sassi che riesce solo a deviare, dunque 21esimo il pareggio del Pescara che ha un ottimo momento con Lescano, il suo destro è secco ma centrale, non impensierisce, non procura problemi all'estremo difensore del Giuliano Sassi. Siamo al 28esimo minuto, continua ad attaccare in inferiorità numerica alla Pescara con Cuppone che riceve da Mora, potrebbe fare molto meglio da quella posizione, mastica questa conclusione che viene bloccata senza problemi dall'estremo difensore campano Sassi. Poi c'è questo inizio di azione di Sommariva, recupera il pallone, un errore del Pescara, e c'è questa conclusione di Ghisolfi, bravissimo Brosco che va ad immolarsi, intervento determinante, e poi Cuppone che vede il taglio all'altezza del secondo palo di De Sogus che non ci arriva di pochissimo. Siamo sempre nel primo tempo, 40esimo, il pallone viaggia da sinistra a destra da Aloy a De Sogus che calcia malissimo da ottima posizione, altra buona opportunità non sfruttata dai biancazzurri in 10 contro 11. Siamo al 50esimo, dunque secondo tempo, Rizzo palla indietro e c'è la conclusione di De Rosa, si fa trovare preparato, pronto, reattivo il portiere del Pescara Daniele Sommariva al debutto in campionato, ancora il Giuliano che attacca, un giocatore va giù a terra, l'arbitro naturalmente dà un calcio di punizione in favore del Pescara perché c'è il fallo appunto di De Rosa ai danni di un difensore biancazzurro, l'arbitro in questo caso è stato molto attento, viene espulso dalla panchina un componente della squadra biancazzurra, l'arbitro ha estratto tanti gialli, ci sono state 2 espulsioni, questa è la seconda a carico di De Rosa.
di De Rosa, quindi tre espulsioni in tutto, due giocatori e un componente della panchina del Pescara, il brutto fallo commesso ai danni di Mora, alza troppo il gomito De Rosa, insomma un fallo inutile, 10 contro 10 al 63esimo, il Pescara ne approfitta col nuovo entrato Jabouà, cerca di approfittarne, è devastante sulla fascia, palla in mezzo per Vergari che aveva rilevato Lescano, il tocco fuori misura, non è riuscito a centrare lo specchio della porta pur anticipando il suo dirimpettaio l'ex Inter, poi a terra Rizzo, uno scontro se non andiamo errati con un giocatore del Pescara, forse era proprio Brosco, viene trasportato con la barella a bordo campo, arriverà anche l'ambulanza, attimi di paura, però non succederà nulla, come ci ha detto il difensore centrale Zullo, tutto sotto controllo, e qui c'è un clamoroso fallo subito in area, secondo noi da Jabouà ad opera di Gomez, il giocatore gambiano che oggi è sceso in campo titolare nella formazione del Giuliano, l'arbitro ha lasciato proseguire, poi la conclusione di Cuppone in due tempi, il portiere del Giuliano Sassi, attenzione Nocciolini, è entrato in corso d'opera, 81esimo, palla in mezzo, è stato bravissimo qui Cancellotti che va a disturbare regolarmente Piovaccari che alza la mira sotto misura, praticamente all'altezza dell'area piccola, quindi palla gol anche per il Giuliano, il Pescara continua ad attaccare, 83esimo, 10 contro 10, il nuovo entrato Kraja, tiro secco ma centrale, fa facile preda del portiere del Giuliano Sassi, dall'altra parte 95esimo, il destro che sorvola ampiamente la traversa, scoccato da Gladestoni, il centrocampista italo-brasiliano. Classe 93, dopo 6 minuti di recupero finisce la partita 1-1 tra Giuliano e Pescara, sesto risultato utile consecutivo per i biancazzurri. Cuore e carattere, grande orgoglio, dunque finisce 1-1 tra Giuliano e Pescara.